Oggi per Terza Pagina partiamo da Napoli, dove l'associazione Colibrì gestisce una serie di appuntamenti con autori per ragazzi. L'obiettivo? Sensibilizzare i più giovani attraverso la lettura a inquadrare meglio i problemi del nostro oggi. Riflettiamo sul tema del cambiamento lanciato da Papa Francesco quando disse: oggi non viviamo in un'epoca di cambiamenti, ma assistiamo piuttosto a un cambiamento d'epoca, e noi cerchiamo di fronteggiare questa trasformazione in atto attraverso buoni libri ed eccellenti autori che ci guidano appunto in un cammino con le comunità educanti e in un dialogo serrato che culminerà poi in settembre-ottobre con una festa festival finale. Ad aprire la serie è la scrittrice italo-somala Hijab Ashego con il suo testo Figli dello stesso cielo. Ho deciso di scrivere questo libro perché non c'era niente su questo argomento nelle scuole, si studia molto poco, e sono partita da un dato biografico. Mio nonno è stato interprete di un gerarca fascista. Io il nonno non l'ho mai incontrato, allora ho creato per questi ragazzi un incontro tra me e il nonno, però io non sono io di oggi, non ho 49 anni. Ma nel libro ho 11 anni e attraversiamo insieme al nonno tutte le contraddizioni storiche di essere colonizzati, di vivere però dentro un sistema coloniale molto difficile, e ci sono tanti momenti in cui ai ragazzi, ci sono le stelle, in cui spiego proprio la storia del colonialismo. Tape songs letteralmente vuol dire canzoni a nastro, quindi mi piaceva l'idea di partire dal nastro, cioè quindi da un'antica tecnica di registrazione che era tipica degli anni 50 e 60, per rifarmi appunto, per ricollegarmi a quel periodo che insomma è un periodo che mi ha fortemente condizionato, e era proprio mio intento richiamare quegli anni lì, il sound di quegli anni lì. E quindi ero partito appunto dal nastro, no? Quindi dalla tecnica di registrazione, che poteva essere intesa come microfono a nastro. Alcuni microfoni a nastro poi sono stati proprio utilizzati. In realtà mi interessava un po' richiamare quel mondo, no? Abbiamo cercato un po' di ricreare quel sound con i musicisti. Cioè siamo tre musicisti fondamentalmente appassionati di quel tipo di periodo, e quindi ci piaceva un po' richiamare quel mondo lì. In particolar modo mi piaceva molto richiamare il pianismo di Wynton Kelly, che era appunto uno dei pianisti che ha contribuito maggiormente allo sviluppo di quel periodo.